Radio Radicale, siamo con Walter Rizzetto per parlare di immigrazione dopo l'intervento di Giorgia Meloni all'ONU. Allora, Giorgia Meloni ha dichiarato la guerra ai trafficanti di esseri umani e ha chiesto solidarietà, che mi sembra, diciamo, stia mancando in molti settori dell'Unione Europea. Si sono aperte tante polemiche, non solo all'interno. Tra il governo e gli altri interlocutori internazionali, ma anche nell'opposizione, dove hanno litigato Conte e la Schlein. Allora, che cosa sta succedendo e soprattutto che partita si sta giocando? Ma sta succedendo che guai rispetto al fatto che nessuno, o perlomeno alcuni, non siano d'accordo nel fare la guerra ai trafficanti di donne, uomini e bambini. Perché mi pare che per gran parte l'immigrazione incontrollata sia nelle mani di organizzazioni criminali. Quindi penso che tutti dovremmo essere d'accordo con questo concetto. Dopodiché ho ascoltato e letto quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, lo trovo corretto, l'ho trovato con una sfaccettatura e delle sfumature molto umane, ha parlato di vite fondamentalmente. Ricordo che il governo Meloni, e questo è un dato drammatico che vado comunque a sottolineare, il governo Meloni è il governo che fortunatamente sotto questo punto di vista, pur nella drammaticità del caso, è quello che ha salvato più vite in mare in proporzione agli sbarchi. La domanda fondamentale che debbono farsi altri paesi, anche devo dire altri paesi che hanno dichiarato attraverso i propri ministri una quota zero in termini di accoglienza da Lampedusa, tanto per essere chiari, è quando sbarcano queste persone nel nostro paese, sbarcano in Europa o sbarcano nel nostro paese? Sbarcano soltanto in Italia, perché sembra che per alcuni stati queste persone sbarchino soltanto in Italia, mi riferisco alla Francia, mi riferisco all'Austria, mi riferisco alla Germania, mi riferisco anche tante volte alla mia vicina Slovenia, laddove effettivamente si va a perpetrare ormai da anni quella che è la cosiddetta rotta balcanica, per cui migliaia di ingressi da Trieste per arrivare in Friuli Venezia Giulia e poi essere. Non vengono bloccati. No, direi di no. L'altro aspetto, secondo me, molto importante è che la gran parte di queste persone, una volta intervistate, una volta sentite, ad esempio non vorrebbero neanche fermarsi in Italia, vorrebbero andare in Francia, la Francia che sino a qualche, voglio dire, È anno fa, stata condannata per i respingimenti. più di qualche anno fa, diciamo, era comunque uno stato coloniale, quindi di fatto, potrebbe avere dei ricongiungimenti anche familiari nei confronti di queste persone che arrivano, ma si fermano in Italia. L'aspetto più importante è quello di bloccare le partenze, mi pare che questo sia assolutamente un dato di fatto. Se blocchiamo le partenze, blocchiamo i morti in mare e dovremmo essere così bravi nel cercare di andare verso un'immigrazione controllata e legale e io aggiungo in parte formata. Formata significa che, come abbiamo visto nel decreto flussi, di circa 80.000 persone che sono arrivate legalmente nel nostro paese, per fare un lavoro, ad esempio, ecco che le aziende del nostro paese ne hanno richieste quasi il triplo. Quindi c'è effettivamente bisogno di un certo tipo di lavoratori nel nostro paese, però debbono essere, lo rinnovo, un po' formati. Quindi quello che immagino io sarebbe un'immigrazione, lo rinnovo, legale, e che prima di arrivare nel nostro paese faccia un minimo di formazione alla lingua italiana, qualche corso di formazione per inserirsi, diciamo, immediatamente nel nostro tessuto produttivo, e non drammaticamente vederli vagare per anni sui nostri territori in seno a delle situazioni anche abbastanza spiacevoli e non sicuramente interessanti proprio da un punto di vista umano. Giorgia Meloni ha richiamato tutti gli stati, ha richiamato le Nazioni Unite anche affinché ci diano una risposta attraverso l'Europa. E penso che abbia fatto bene. Un'altra cosa secondo me molto importante è che l'immigrazione in questi anni è cambiata. Non c'è più l'immigrazione di 5 o 10 anni fa. C'è un'immigrazione che oggi è anche un corollario rispetto a molte situazioni, i cambiamenti climatici non esistono più quasi, anzi esistono ancora, ma sono equamente suddivisi, ad esempio i migranti economici, sono i migranti ambientali. Abbiamo visto quanto è accaduto in Marocco, quanto accaduto in Libia con le alluvioni, quindi
gente tende a spostarsi. E, ritengo che 10 anni, forse, anzi sicuramente più di 10 anni, di politiche di accoglienza a tutti i costi non si abbiano fatto bene. La Germania all'epoca selezionò i migranti che dovevano arrivare nel proprio paese, entro i propri confini. Io non arrivo a dire, e non riesco a dire selezioniamo, riesco invece convintamente a dire che le partenze vanno bloccate e che deve esserci un'immigrazione, come ricordato prima, legale e controllata. Anche per questo si stanno celebrando degli incontri bilaterali, soprattutto con gli stati dell'Africa, gli stati che si affacciano sul Mediterraneo. Penso che serva una politica estera molto forte. Certo. Il meccanismo dei CPR a 18 mesi può funzionare secondo lei, oppure si rischia di creare dei lager in tutta Italia che, insomma... Questo tipo di centri, dove li metti, creano dei disagi, questo mi pare evidente. Si creano, ad esempio, molto spesso dei comitati di cittadini che protestano. Ma il problema di fondo... Ne faranno anche uno in Friuli. Si parla più di un hub che non di un CPR. E il problema di fondo è che se noi oggi, però dipende anche molto dalle decisioni del ministro Piantedosi sotto questo punto di vista, che ha già dichiarato ampiamente di voler parlare con i presidenti di regione rispetto a questo progetto, però è un qualcosa che può risolvere in parte la situazione, ovvero se noi oggi costruissimo o installassimo magari in strutture già esistenti 150 CPR nel nostro paese, ma se non riusciamo a gestire a monte l'immigrazione fra 5 anni, pure con 150 CPR, non riusciremo a risolvere la situazione. Quindi l'idea fondamentale è quella di colloquiare in modo molto importante in politica estera, sotto questo punto di vista, con gli stati, cercare di capire che l'Africa può essere effettivamente una risorsa, anche ricca sotto alcuni punti di vista, e ricordare quanto un teologo in ampio profumo di santità, cosa che non è il sottoscritto che vi sta parlando, disse qualche anno fa, ovvero disse che più che al diritto di emigrare esiste un diritto di portare avanti la propria vita in modo dignitoso nel paese laddove nasciamo. Questo è il concetto, secondo me, di base. Certo, l'ultima cosa, Salvini vi sta aiutando. Allora, si è parlato tanto dell'incontro con la Le Pen, ieri ha attaccato anche la von der Leyen. Allora, voi, assistendo a questo, che cosa pensate? Insomma, Salvini applica una sfumatura politica, nel senso che fa il suo lavoro, applica una sfumatura politica che noi guardiamo, ci mancherebbe altro, è legittimo che lo faccia, nel senso che non è necessario che all'interno di una coalizione di centrodestra che governa il paese esattamente tutti utilizzino le sfumature politiche uguali, certo, agli altri. Vuole dire qualcosa anche sulla sfumatura tra Conte e la Schlein sulla cui... Penso che sia campagna elettorale. Okay. Grazie a Walter Rizzetto. Grazie.